L'Unione delle Camere Penali scende in piazza e davanti al Palazzaccio di Roma, sede della Corte Suprema di Cassazione, torna a chiedere la separazione delle carriere nella magistratura. Il presidente Gian Domenico Cagliazza spiega così il senso dell'iniziativa. Il nostro appello è sulla legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere e dell'unione delle camere penali. Questa è una manifestazione che chiede alla politica di far ripartire la legge di iniziativa popolare sulla riforma costituzionale per la separazione delle carriere, che è ferma in Commissione Affari Costituzionali, perché questo è il momento nel quale questo tema deve essere rilanciato in Parlamento e nel Paese. Cagliazza, che ha incontrato Matteo Salvini, si dice lieto se all'iniziativa potrà contribuire anche la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. Totale sintonia sul tema, dunque, con il leader della Lega. La separazione delle carriere penso sia una scelta di civiltà, così come la responsabilità civile dei magistrati e la liberazione della stragrande maggioranza dei magistrati per bene, questo ci tengo a ricordarlo e mi taccio, dalla logica spartitoria delle correnti, delle spartizioni, delle promozioni, della divisione delle procure, del sistema. Ecco. Presente all'iniziativa anche il candidato a sindaco di Roma Carlo Calenda, a cui però non piace l'idea del referendum. Perché oggi c'è una discussione forte e giusta e articolata all'interno del governo per costruire una riforma. E perché mettere adesso questo? Certo, poi se la riforma fallisce, allora bisognerà partire con un'iniziativa popolare. Insomma, la separazione delle carriere mette d'accordo un ampio ventaglio di offerte politiche, ma emergono divisioni sullo strumento migliore per ottenerla.